Hello guys, bentornati qui su Poké Vision Ita. Allora, prima di iniziare, amici miei, i soliti saluti. Ricordo che potete essere salutati utilizzando l'hashtag salutamiolimpico sotto i miei post su Instagram. Quindi, in ordine, andiamo a salutare. 7boss.1, Dabald 2004, Gio Poletti e Salvo di 35. Grazie mille, amici miei, per aver utilizzato l'hashtag salutamiolimpico. Allora, come avrete già letto dal titolo, amici miei, sono qui per rispondere alle vostre domande, domande che mi avete fatto utilizzando l'hashtag PokeMail. Quindi, se avete ancora ulteriori domande da farmi, utilizzate l'hashtag PokeMail qui sotto questo video e io risponderò in un video futuro. Allora, direi che possiamo anche cominciare a rispondere a qualche domanda e andrò in ordine. Allora, Vincenzo Siracusa mi chiede, com'è nata la tua passione per i Pokémon? Allora, caro amico mio, com'è nata la mia passione per i Pokémon? Allora, avevo all'incirca 10 anni, era appena uscito qui in Italia Pokémon Rosso e Pokémon Blu. A scuola ovviamente l'avevano tutti quanti e quindi era un po' l'oggetto dei desideri di quell'epoca. Soprattutto perché poi fu accompagnato dall'uscita del cartone animato e quindi prese piede. Diciamo che è iniziato tutto quanto da lì, dai primi titoli usciti sul Game Boy, e da lì poi è nata una passione che ha continuato attraverso gli anni, insomma. Però non è proprio tutto così, nel senso che poi comunque crescendo c'è stato un calo, no? Un disinteresse verso questa passione, una passione che ho riscoperto grazie comunque all'aiuto, tra virgolette, di alcuni YouTubers veramente veramente molto bravi. Ovviamente mi sto riferendo a Cydonia, mi sto riferendo a tutto il lavoro che fa Pokémon Millennium, che anche attraverso proprio i loro video hanno risvegliato in me quella passione un po' che si era andata a perdere, insomma. Anche Tuberanza, insomma, vedendo i video di Tube, un po' ho riscoperto, diciamo, questo tipo di passione. Non è che sia scomparsa del tutto, ho continuato a giocare negli anni, ma molto così, molto random. E invece ultimamente è comunque un bel prodotto che mi piace vivere, insomma, anche perché poi si è evoluto molto anche il fattore del gaming, ha avuto tante evoluzioni e bisogna solamente fare tantissimi applausi alla Game Freak e a tutto il suo staff, perché ragazzi fanno veramente un lavorone. Allora, invece Kevin 2005 fa una domanda un po' più banale, ma comunque importante, quindi, e mi chiede: quanti anni hai? Amico mio, ho 132 anni. No, sto scherzando, amico mio, ho 26 anni. Sì, magari sono un po' grande, dici, no, perché parli di poco, però ragazzi, cazzi, stiamo su YouTube, cioè qualcosa bisognerà parlarne, perché non parlare di cose che ci piacciono. Allora, continuando con le vostre domande, allora, Catello Ammendola mi chiede, Olimpico, porterai spacchettamenti con le bustine fisiche in futuro? PS sei grande. Grazie Catello. Sì, ovviamente la risposta è sì, ragazzi, per le bustine Real Pack in realtà vi devo chiedere scusa, perché comunque doveva essere una rubrica un po' più continua, ma ho avuto diversi problemi, quindi anche reperire le carte qui dove abito non è così semplice, però ci stiamo attrezzando, anzi è proprio in arrivo, a questione di giorni, un bel Real Pack Opening qui sul canale, dove comunque voi avrete i vostri codici come sempre, come vi ho sempre promesso, e quindi sì, amico mio, arriveranno tanti spacchettamenti in Real in futuro. Zeus 2053 chiede: Lunala o Solgaleo? Allora, ovviamente ti rispondo Solgaleo, ma solo per un fattore estetico, nel senso io ho comprato Pokémon Sole solamente perché comunque come leggendario in copertina a me Solgaleo faceva impazzire. Poi l'ho provato in gioco, vabbè che adesso ho il 3DS rotto e quindi non posso giocare. Però comunque Solgaleo tutta la vita, non me ne vogliono i fan di Lunala, ma ragazzi, de gustibus, a voi piace Lunala e io adoro Solgaleo. Rosafi05 invece mi chiede: qual è il tuo Pokémon preferito? Allora, per questa domanda ti rispondo: vai a vedere il video dove c'è la mia top 10. Leomat10 invece mi chiede: se lo sai, come si scarica la Randomizer Nuzlocke dei Pokémon? Allora, effettivamente potrei rispondere a questa domanda, ma devo ricorrere un po' di memoria, nel senso che avevo scaricato per farla, appunto. In realtà è un procedimento anche abbastanza semplice, amico mio. Quindi, come iniziare? Allora, innanzitutto è un programma che è scaricabile su internet, quindi basta cercare un attimino e trovi il programma interessato. Una volta fatto, dovrai, per forza di cose, inserire all'interno una ROM, quindi dovrai scaricare anche la ROM del gioco che intendi randomizzare.
Non era possibile randomizzare tutti quanti i tipi di gioco, o perlomeno io non ci sono riuscito. Faccio un esempio, volevo randomizzare rosso fuoco e rosso fuoco non me l'ha randomizzato, mentre per quanto riguarda bianco, vedete, me l'ha randomizzato alla grande e altri titoli comunque me l'ha fatto. E come funziona? Funziona che una volta che ti si apre questo programma, tu inserisci la ROM, all'interno è possibile andare a modificare alcuni parametri, quindi è possibile mettere quali tipi di Pokémon incontrare, con quale frequenza, di quale generazione. E anche cambia tutto quanto, anche gli allenatori che incontri, i Pokémon puoi fare tutto, puoi modificare tutto. Ovviamente non ti posso mettere il link in descrizione, ma sappi che è veramente molto molto semplice farlo. Ed ecco dunque arrivati all'ultima domanda di questo video. Allora, Luke di Greg mi domanda: quando ti è venuta l'idea di creare un canale principalmente dedicato ai Pokémon? Ok, ottima, ottima domanda, veramente, una domanda molto interessante. Come mi è nata l'idea? Diciamo che quando ho deciso di aprire un canale non era questo quello che volevo fare, o meglio, mi spiego meglio, sì, volevo fare un canale che trattasse anche Pokémon, ma non volevo che diventasse un canale dedicato principalmente a Pokémon. Difatti, chi mi segue dall'inizio sa che il nome del canale all'inizio era semplicemente Olimpico 900 e non Pokevisual Ita. Poi cosa è successo? È successo che comunque volevo un po' brandizzare il mio canale, no? Nel senso, volevo che la gente, quando vedesse il mio canale, pensasse subito a cosa andavo a trattare. Allora, siccome diciamo solo Olimpico 900 era abbastanza generico e non si sarebbe capito affatto, ho deciso che si sarebbe chiamato Pokevision Ita, perché proprio Pokémon, ragazzi, sarò molto sincero, perché Pokémon, oltre ad essere una mia passione, che quindi ne parlo sempre molto molto volentieri, è anche un brand che comunque attira, nel senso, quindi è anche uno dei maggiori brand in cui c'è più discussione, dove si creano più community, dove si crea. Ed era quello che volevo io dal mio canale YouTube. Resterà un canale principalmente dedicato ai Pokémon, questo è poco ma sicuro, ragazzi, ma arriveranno anche altre cose, altri format all'interno del mio canale, come state vedendo anche adesso. Insomma, anche questa Pokémail è un tipo di format, sì, che utilizza più tutta quanta YouTube Italia, però comunque ci deve essere all'interno di un canale, come è giusto che ci siano anche altri tipi di format, altri tipi di contenuti, anche perché sennò vedere sempre le stesse cose da un po' scoccia a voi e scoccia anche a me farle, perché se dovessi fare ogni volta un video dove spacchetto in Real, oppure spacchetto sul GC Online, oppure quello che sia, boh, diventerebbe un po' troppo ripetitivo. Sono in arrivo tante chicchette su questo canale, ho già preparato la mia scaletta per il 2017. E sperando che sia l'anno che ci porterà più soddisfazione, nel senso, comunque questo è un canale attivo da un mese e mezzo, già va molto bene così. E l'idea è nata così, nel senso che ho deciso, mi sono messo a tavolino, dico cosa facciamo, cosa trattiamo, cosa non trattiamo, e poi una volta che si decide qual è la strada, ragazzi, non bisogna mai cambiarla, nel senso, quindi adesso continueremo su questa strada qui, sperando che i contenuti vi piacciono. Allora, amici miei, allora, il video può anche terminare qui, nel senso ho risposto a qualche vostra domanda, grazie per aver partecipato veramente utilizzando l'hashtag Pokemail. Vi invito a farlo di nuovo sotto questo video se avete altre domande da farmi, continuate a seguirmi anche sopra Instagram, soprattutto ragazzi, devo dirvi grazie, ci stiamo togliendo abbastanza soddisfazioni, poi siete anche molto attivi, anche con i messaggi, con le cose, sono molto molto contento. Allora, per non dilungarmi troppo, amici miei, io vi saluto e ci vediamo ad un prossimo video. Hello guys!